Come state? Spero vada tutto bene. Siccome l'estate si avvicina e si avvicina purtroppo anche la prova costume, ho voluto girare questo video per entrare nel campo fit. Io premetto assolutamente che non sono un amante della palestra, non mi stimola. Devo dire, vado a periodi, ci sono quei 5 o 6 mesi in cui voglio andare a correre, ci sono quei 5 o 6 mesi in cui voglio andare in palestra, alzare i pesi, insomma cercare di tonificarmi un po', ci sono quei mesi in cui un po' vuoi per il corso di moda, un po' vuoi per lo stage, un po' vuoi per altri motivi che non sono qui a spiegarvi, non voglio fare nulla, ecco, non voglio fare nulla, sono pigra e quindi insomma non faccio nulla. Però diciamo che questo è un po' il periodo dei sensi di colpa, è il periodo del dai adesso devo assolutamente riuscire ad essere carina in costume, devo riuscire a convincermi a fare qualcosa in palestra. Ora, dato che io il tempo per andare in palestra purtroppo non ce l'ho perché sto facendo uno stage di 8 ore al giorno, per me è un pochino difficile. Sì, ci sarebbe sempre il tempo la sera, però sono stanca, non mi va, insomma. Cerco di impegnarmi e fare qualche esercizietto per fatti miei. Ora, il mio punto critico, diciamo, è nella zona glutei. Io lo so che sono argomenti un po' così, se non mi interessano. Ah, tra l'altro un tutore perché ho battuto il gomito con un angolo di un tavolo, yes, e ho male, mi fa male, quindi ho messo su un tutore, credo di aver battuto un tendine, non so, ma mi fa male, quindi ho messo su un tutore. Ok, bando alle ciance, in questo video volevo parlarvi appunto dei miei tre esercizi preferiti per la zona B, per il lato B, che amo fare a casa, che si possono tranquillamente fare a casa. Il primo esercizio sono gli affondi camminati. Io non mi piacciono molto quelli statici, per cui preferisco quelli camminati, con dei pesi, tra l'altro questi pesi sono di Jacopo, per cui ringrazio Jacopo che mi ha permesso di utilizzare le sue cose, insomma. E prendo questi pesi, che poi alla fine non sono niente di che, sono 3 o 4 kg, li prendo con entrambe le braccia e vado in affondo. E cerco sempre di farli con molta calma perché sono dell'idea di fare pochi esercizi, sempre per la mia pigrizia, pochi esercizi ma fatti bene. E quindi affondi camminati, lenti, fatti per bene. Un altro... Tanto io mi aggiusto i capelli perché mi rendo conto, io vengo da una giornata di stage, mi rendo conto che non sono molto presentabile, andando avanti. Il secondo esercizio che mi piace molto, non so come si chiami, ma praticamente si è allungati su un materassino di quelli, sapete, per lo yoga, allungati a pancia in giù, e si cerca di portare in alto le gambe e le braccia. L'unica zona da sforzare è appunto il lato B, che deve cercare di mantenere tutto su in isometria, quindi stando così il più possibile, sforzando quel muscolo, cercando di concentrare il lavoro su quel muscolo. Il terzo esercizio invece è il classico ponte, quindi prendere un peso, io di solito lo faccio così, prendo un peso, lo metto sulla zona del bacino, quindi direttamente sulla pancia, non dovrebbe far male, a me non fa male, e spingere sempre sforzando i glutei, e io di solito cerco di salire lentamente e scendere lentamente in modo tale da
aumentare lo sforzo e aumentare non so come definirlo perché io non sono del campo, però facendolo più lentamente, insomma, si lavora meglio, si fa lavorare meglio il muscolo. Questi sono i miei tre esercizi preferiti che posso fare quando voglio, quindi quando ho tempo, con quello che ho in casa, senza spendere in materiali, attrezzature, roba del genere. E la cosa più importante è che sono semplici da fare, quindi la possibilità di farsi male è molto 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 piccola. Si deve essere molto attenti a non sforzare la schiena, a cercare di svolgere gli esercizi in modo appropriato. Magari per le prime volte, per i primi tempi, potrete farvi spiegare da qualcuno che si occupa di queste cose, un personal trainer o qualcuno che lavora in palestra, farvi spiegare bene la posizione da assumere o come sforzare bene il muscolo, meglio sforzare, come far lavorare bene il muscolo senza andare a a danneggiare altre cosine, insomma. Questo è tutto per oggi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un pollice in su se è così, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi se non volete perdere nessun mio video e noi ci vediamo al prossimo.